Salve a tutti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, lasciate un like e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, anche se state solo passando, iscrivetevi, tanto comunque gli argomenti di cui tratto sono molto interessanti. Adesso andiamo a parlare dell'olio piccante, una ricetta molto semplice da preparare, diciamo così, in apparenza. Molti lo fanno solo per infusione, vi faccio vedere il metodo migliore e anche quello più saporito per preparare questo olio, un olio che noi in famiglia prepariamo ormai da molti anni, e condivido con voi la ricetta. Però prima di questo parliamo prima di questa spezia, del peperoncino. Vi mostro prima quali sono i benefici del peperoncino, e qui vado soltanto a mostrarvi solo 7 benefici di questa spezia, perché poi ce ne sono molti altri, ma vi invito a fare una ricerca su internet per sapere quali sono gli altri benefici. Il primo beneficio è che facilita la digestione, perché permette la secrezione di succhi gastrici. In più, come secondo beneficio, è un vasodilatatore e migliora la circolazione. Il terzo beneficio è che è un ottimo cardioprotettivo, perché riduce la quantità di colesterolo nell'organismo. Quarto beneficio, ha proprietà antinfiammatorie, praticamente efficace contro tosse e raudicine. Non so neanche che cos'è, perché non ho fatto ricerca. In più, come quinto beneficio, ha virtù antibatteriche, antidiabetiche e anticancerogene. Quest'ultima cosa è ancora da accertare, perché le ricerche a riguardo non sono state ancora completate, quindi non vogliamo esagerare. In più, il peperoncino, come sesto beneficio, se è fresco è ricco di vitamina A e C e anche degli antiossidanti, quindi favorisce comunque l'antinvecchiamento, e contiene anche la luteina, che non so ancora che cos'è, i beta carotene, che so che cos'è, che è essenziale, e contrasta i radicali liberi, come abbiamo detto all'inizio. E il settimo beneficio è che il peperoncino aumenta la sensibilità delle terminazioni nervose e simile rilascio di endorfinina, quindi siate felici e non aggiungo altro. Adesso parliamo del lato negativo, che come tutte le belle cose c'è comunque un risvolto negativo. Il peperoncino è ricco di una sostanza che si chiama capsaicina, che è responsabile di quelli che è questa piccantezza o bruciore. In effetti provoca una sensazione di infiamma, cioè di fiamma sulla lingua, perché poi la lingua è molto più sensibile dovuto a questa sostanza che si chiama capsaicina. Appunto, a questo punto è anche facile da intuire che il peperoncino è un irritante, quindi quando si manipola questa sostanza bisogna usare dei guanti e lavarsi bene le mani quando siamo entrati in contatto con il peperoncino, perché se andiamo a toccare gli occhi, buonanotte, e non vi dico quello che si passa. I lati negativi, gli aspetti negativi di questa spezia sono 3, almeno quelle che so io, quello che ho fatto ricerca. Il piccante in quantità eccessiva può causare irritazione anche alle vie urinarie e all'intestino, e questo è decisamente da evitare in caso di reflusso gastrofaugeo, di cui ne soffro anch'io un po', di gastrite e ulcera. I peperoncini inoltre sconsigliati alle donne in gravidanza e allattamento e ai bambini sotto i 12 anni, quindi attenti. Nei paesi in cui si fa molto uso di questa spezia, questo è il secondo aspetto, come in India e in America Latina, la comunità scientifica ha riscontrato rischi più gravi correlati all'abuso di peperoncino. Appunto, si è notato uno sviluppo di cancro alla prostata, al fegato e all'intestino. Terzo, se consumato in eccesso, stimola la prostata ma rischia anche di irritarla come conseguente della prostatite, aumentando il rischio dell'insorgenza dei tumori. Quindi si è capito, l'unico problema dovuto al peperoncino è l'eccessivo consumo. Infatti i consigli sono quelli di consumarlo non più di 2 volte a settimana,
di non mangiarlo mai a stomaco vuoto e adoperarlo in modiche quantità all'interno di pasti che comprendono anche frutta, verdure e lattici leggeri che proteggono le mucose. Quindi di volta a settimana e utilizzarlo all'interno di un complesso di alimenti che proteggono le mucose. Se avete visto l'immagine dietro, questa qui si chiama naso di cane. Questo naso di cane nella scala Scoville, nella scala Scoville va dagli 855.000 a 1.000.000, superato 1.000.000. Quindi è questo qui che come peperoncino andrò a utilizzare per l'olio piccante. Ovviamente la piccantezza che si esprime in Scoville dipende dalla qualità dei peperoncini che andate a utilizzare. Io vi mostrerò soltanto il sistema naturale per estrarre la capsaicina dal peperoncino e avere anche un aroma gradevole con il prodotto finale. Adesso andiamo su con il video e alla fine vi raccomando, lasciate un like. Allora, cominciamo. Andremo a preparare una soluzione al 10% di peperoncino. Infatti andremo a utilizzare un olio di arachidi, perché questo tipo di olio mantiene bene le temperature e poi non fa tanto male rispetto agli altri tipi di olio. Andremo a utilizzare del pepe nero per dare un retrogusto forte al retro del palato, e della paprika piccante e forte, in pratica per dare una colorazione al nostro olio piccante. Per i tipi, per tipo di olio che sto andando a preparare, utilizzerò questa varietà qui, che ha un bel indice di piccantezza, e sono circa 50 grammi, abbiamo detto 10%, quindi mezzo litro di olio e 50 grammi di peperoncino. In alternativa, se non riuscite a trovare questo fresco, io questo qua l'ho trovato da un fruttivendolo, potete utilizzare quelli secchi. Se usate quelli secchi, dovete utilizzare quelli interi, perché quelli interi hanno tutto quello che ci riguarda per il peperoncino. Molte volte vendono quello macinato o diciamo così in polvere, che in parte non contiene tutto quelle che sono le caratteristiche di un peperoncino. Questo qua è di 10 grammi, quindi praticamente me ne servirebbero 5 di queste qua. Dall'altro canto costa anche un euro, costa molto di più rispetto a questo qui fresco, e per lo stesso prezzo ne ho avuto 50 grammi. Allora, la prima cosa da fare, io adesso al freddo, non acceso ancora, ho versato in mezzo litro d'olio in questa pentola, che rigorosamente mi è stata suggerita da mia moglie. Con le mogli non si discute, perché in alternativa sarebbe meglio utilizzare l'acciaio e queste operazioni. Ovviamente io questi qua già l'ho lavate, stacchiamo i pezzi, peperoncino. Di norma bisognerebbe usare dei guanti, però io ormai al peperoncino ci sono abituato, non mi fa né caldo né freddo. Ok, mettiamo questa parte, con l'uso di una forbice andiamo a tagliuzzare e a versare dentro l'olio.
questo punto accendiamo, io metto su fiamma bassa, ok, con l'uso di, se avete un cucchiaio di legno sarebbe meglio, io adesso ho solo questa qui a disposizione perché non posso utilizzare nulla che sia di mia moglie o quella mi ammazza, quindi utilizziamo questo, giriamo un pochettino. Nel frattempo appoggio qui qua sopra, ok, nel frattempo aggiungiamo il pepe, la quantità deve essere giusto la punta, se becco se riesco. Io qua giusto così butto dentro, invece la paprika la andiamo ad aggiungere fino a ottenere un bel colore rosso. Diversamente dalla ricetta originale si dovrebbe mettere il concentrato di pomodoro, però io sinceramente sono un po' contrario all'uso del concentrato di pomodoro perché comunque anche il pomodoro ha la sua scadenza, questo invece è, diciamo, è un prodotto che non sappiamo quando l'andremo a utilizzare, quindi andiamo ad aggiungere prodotti che alla lunga possono conservarsi. Aggiungiamo, non c'è un quantitativo fisso, cioè in base va con i gusti, dobbiamo ottenere soltanto un bel colore rosso, mettiamola così, in pratica è come se si stia aggiungendo un colorante, solo che questo qui è naturale e dona a questo preparato un bel profumo. Ah, se, sinceramente adesso lo butto tutto dentro, tanto a casa noi utilizziamo molto la paprika. Faremo provare sta roba a mio padre che è un intenditore, anche perché la ricetta parte da mio padre. In pratica ho portato una ricetta di famiglia un po' modificata. Eccoci qua con un bel colore rosso e non abbiamo utilizzato il pomodoro, e non vi dico che odore sta uscendo da qui, già si comincia a intravedere il bollore, vedete? Allora, se avete visto quella schiuma che si era fatta all'inizio, quella lì rossastra che stava qui in superficie, adesso non c'è più. Quando è che dobbiamo spegnere? Allora, se abbiamo usato i peperoncini quelli freschi, dobbiamo spegnere nel momento in cui cominciamo a vedere che si stanno ritirando. Se invece abbiamo usato quelli secchi, diamoci un tempo massimo di 15 minuti per fare questa operazione. Io direi che anche quelli freschi lo possiamo fare la stessa cosa, oppure potete fare anche un'altra cosa. In effetti per questo ho utilizzato un legnetto, immergetelo, raffreddato l'aria e poi assaggiate. Sì, può andare. Mio padre invece quando lo fa andare a esasperazione l'olio.
Ok, a questo punto direi che possiamo fermare. Io ho spento, l'olio comunque caldo continuerà a fare il suo lavoro, aspettiamo che si raffreddi e passiamo il tutto nei contenitori. Ovviamente questa roba qui non si butta, si conserva. Questa adesso man mano che raffredda dovrebbe andare giù. Nel frattempo vado una pulita. Ho messo tutto, allora se vedete come è venuto bello, ho messo tutto con l'imbuto, bel colore rosso, rubino, io, vabbè, qualche peperoncino dentro glielo ho rimasto, tutto il resto invece l'ho messo qua dentro. Qua è un po' più scuro solo perché c'è ancora tutto la paprika e il pepe che si stanno stabilizzando e stanno scendendo verso il basso. Questo invece lo conserverò per uso personale. Adesso qui ci manca la prova del 9. Chi andrà a provare questo prodotto è mio padre. Vi farò vedere praticamente la sua reazione. Adesso faccio... Ehi, solo che siete le bottiglie. Tutto in su, tutto in su. Che so, se una goccia si prova. E questo è lo sciroppo. Ma adesso mio padre sta versando lo sciroppo. Si presta all'assaggio, ok. Com'è? Ok, mo da fare. Ok. Non mi piace. Ma lo stesso. Ecco. 118! La pagina 18! Ha fatto un po' 118! 118! La pagina 18! Ha fatto un po' 118!